vuol dire che le promesse di Dio. L'attraversamento del Mar Rosso è un altro di quei bei racconti inventati dalla teologia per dare l'idea del miracolo, perché la Bibbia non parla mai di Mar Rosso, mai. Parla di Yam Suf, e che non è una traduzione mia. Yam Suf significa mare di canne, canneto. Quindi hanno attraversato un canneto. Hanno attraversato un canneto che si trova nel nord-est del delta del Nilo, che ancora oggi gli egiziani chiamano Batufi, che significa canneto. E la cosa è interessante perché la Bibbia ci dice che quando Mosè porta fuori quelli lì, gli fa fare un certo percorso verso sud, poi si accampano in un posto che si chiama nella Bibbia Pi Achirot. Poi improvvisamente Mosè dà ordine di ritornare verso nord e una notte spira un forte vento da est che libera una secca in questo canneto. Loro attraversano, cessati l'effetto del vento, l'acqua ritorna. Quando si dice che l'acqua faceva da muro, il termine ebraico indica muro nel senso di protezione. Cioè, se io attraverso una secca, che ovviamente è affiancata da due masse d'acqua, è chiaro che l'acqua mi protegge, ma non perché ci sia il muro, nel senso che nessuno mi può aggirare perché c'è l'acqua. Quindi io passo nella secca, chi mi vuole inseguire deve venire per forza dietro di me, non può passarmi davanti, no? Quindi questo è il significato del racconto biblico. Nel 1860, in quel posto lì, c'era a distanza l'esercito inglese, poi dopo un po' di anni è stato terminato la scavo di Suez, e un ufficiale inglese, Alexander Tallock, che teneva come tutti gli ufficiali un suo diario, nel suo diario scrive che una certa notte è soffiato un forte vento da est, al mattino c'era una secca aperta e i beduini che la conoscevano passavano da una parte all'altra, poi tornata l'acqua, cioè esattamente come racconta la Bibbia. Questa roba qui, per fortuna ho tenuto la pagina del giornale, non so come mai l'ho tenuta. Nel settembre del 2010 è stata raccontata su Repubblica, dove dicono anche che al Centro per lo Studio Mondiale del Clima dell'Università del Colorado hanno, lì dove fanno tutte le simulazioni, quindi hanno simulato, no? In quel luogo, con quel clima, eccetera, e al di là dei diari di Tallock che sono citati qui, anche le simulazioni hanno fatto vedere come questo effetto sia possibile, cioè un forte vento che libera una secca. E il giornalista scrive: la ricerca smentisce la Bibbia in un punto. La traversata non sarebbe avvenuta all'altezza dell'odierna Suez, cioè a sud, ma 40 km più a nord, dove oggi sorge Port Said. Allora io la sera, come qui c'è un'email, la sera ho scritto al giornalista e gli ho detto: no, guardi che la scienza conferma la Bibbia, perché la Bibbia mai dice che hanno attraversato il Mar Rosso, dice che hanno attraversato un canneto che si trova proprio lì. Lui mi ha risposto, mi ricordo era a Londra, perché mi ha detto: guardi, sono a Londra, la ringrazio per la precisazione, però io ho scritto quello che mi hanno detto. Va bene, ok, non c'è nessun problema. Comunque sta di fatto che anche la scienza conferma la Bibbia, cioè hanno attraversato un canneto in quella zona lì con quell'evento climatico. Una sera io in una conferenza a Parma ho spiegato questa roba qui, c'è un signore che poi dopo mi hanno detto essere del CICAP, e questo signore interviene e fa: ah, ma ciò che dice lei non è scientifico perché non è ripetibile. Io gli ho detto: guardi, ieri sera quando sono partito da casa mia c'era un temporale, non è scientifico perché non è ripetibile, ma il temporale c'era. Dico: ma che cavolo dici? Cioè, è un fenomeno climatico, come fai a ripeterlo? Prendi atto del fatto che c'è. Cioè, te lo raccontano, te lo racconta un testo antico, te lo racconta un ufficiale inglese. Ed è una cosa semplice, non capisco neanche perché sia intervenuto, perché è una cosa semplice. Arriva un vento, apre una secca in un canneto e chi la conosce la attraversa. Punto, non c'è da inventare nulla, non c'è da inventare nulla. Tra l'altro questa roba qui non è raccontata soltanto dalla Bibbia e dall'ufficiale inglese, ma è raccontata anche da una stella egizia che si trova al museo di Ishmaelia, la stella di Arish, dove si dice che ad un certo punto è uscito dall'Egitto un popolo governato, guidato da un principe del deserto, il Mosè,
che operava per conto di un dio straniero. Cioè, ma attenzione, attenzione, mica finisce lì. Vi ho detto che Mosè li fa accampare in Pi Hahiroth. Nella stella egizia c'è scritto che si accampano in Pi Carroti, addirittura lo stesso nome. Ma non solo, dice che quando ripartono da Pi Carroti c'è questo geroglifico. Questo è il geroglifico dell'acqua, ripetuto 3 volte, che vuol dire una grande massa d'acqua. Geroglifico del coltello, 2 volte, è stata tagliata in 2. Cioè, la stela egizia ci racconta esattamente ciò che ci racconta la Bibbia, addirittura con lo stesso nome del posto in cui si sono accampati. Cioè, se non inventiamo nulla, se facciamo finta che ciò che c'è scritto sia vero, facciamo finta, tanto chi se ne frega, tutti hanno la verità, io non ce l'ho, io faccio finta. Però vi garantisco che col passare degli anni, a forza di fare finta, si sta costruendo un mosaico che non richiede invenzioni, che non richiede fantasia. Cioè vedi che i tasselli vanno, cioè si mettono loro a posto e scopri queste cose qui, vengono fuori queste cose qui. Quando si parla...